500.000 euro di truffa alla regione siciliana da parte di un ente di formazione di Ragusa, a scoprirla la Guardia di Finanza, che oggi ha presentato i dettagli dell'operazione in conferenza stampa. Potrebbe arrivare domani o al massimo il prossimo 3 gennaio la decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato difensore di Veronica Panarello, accusata della morte del figlio Loris. Il presidente della Fiera Emaia di Vittoria, Giovanni Denaro, ha rimesso il suo mandato nelle mani del sindaco oggi pomeriggio, dopo tante polemiche sulla gestione dell'ente fieristico. In un comunicato ha detto la sua decisione. Buon anno a tutti gli Iblei sparsi per il mondo. Ad augurarlo è Sebastiano D'Angelo, direttore del Premio Ragusani nel Mondo, che quest'anno ha compiuto 20 anni. L'augurio è quello di dare nuovo slancio alla vita della comunità. Benvenuti a VM TG. Dunque, l'avete sentito, c'è la cronaca in primo piano. Un ente di formazione professionale di Ragusa ha ricevuto indebitamente in 3 anni 500.000 euro da parte della Regione Siciliana. La Guardia di Finanza ha denunciato 6 persone e sequestrato beni per un equivalente nella disponibilità degli indagati. Sentiamo tutti i particolari da Viviana Sammito. Indebite percezioni di finanziamenti erogati da enti pubblici. E questa è l'accusa della Guardia di Finanza nei confronti di un ente di formazione professionale ragusano che ha percepito, secondo le indagini, 500.000 euro in 3 anni da parte della Regione Siciliana per impartire corsi per pizzaiolo, aiuto scenografo, inglese e produzione multimediale. I corsisti erano fantasmi, cioè nell'elenco sono stati registrati nomi fittizi di persone che quindi non sapevano neanche di essere state iscritte. In alcuni casi è stato rilevato che sono state effettuate attività didattiche inesistenti in orari e giorni diversi a quelli effettivi ed è stato aumentato il numero delle ore di lezioni rispetto a quello effettivamente svolto. La Regione Siciliana ha continuato a erogare fondi all'ente, nel 2007 circa 90.000 euro, nel 2010 32.000 e nel 2011 310.000 euro, circa per un totale di 500.000 euro in 3 anni. Tanto ammonta il valore dei beni sequestrati nella disponibilità delle persone indagate, il rappresentante legale, 3 dirigenti dei corsi, 2 imprenditori commerciali. L'accusa è di falsa e truffa aggravata in concorso e continuata. Alcuni degli indagati, ragusani, vittoresi e comisani, sono già conosciuti per reati contro il patrimonio. L'inchiesta è scattata un anno fa con una denuncia, poi sono oltre 100 le persone ascoltate sull'ingente truffa dalla Guardia di Finanza, come ha dichiarato il comandante provinciale Alessandro Cavalli. È stata un'attività di monitoraggio molto attenta, un'attività investigativa su cui abbiamo sentito centinaia di persone, alunni, docenti ed siamo arrivati a cautelare questi beni attraverso lo strumento del sequestro cautelativo per equivalenza, cioè vengono aggrediti i beni personali da parte degli amministratori, dei rappresentanti legali di queste aziende. Presumiamo di allargare ulteriormente la cerchia, cercando di tenere fuori quelli che ovviamente hanno soltanto un profilo minore nell'implicazione dei danni. La Guardia di Finanza ha anche informato l'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale, che ha revocato all'ente segnalato lo svolgimento di qualsiasi attività di formazione professionale nell'ambito della Regione Siciliana, anche se la sede continua ad essere operativa. Ad un mese dalla morte del piccolo Loris Stival, il bambino di 8 anni ucciso e trovato morto il 29 novembre scorso in un canalone abbandonato a Santa Croce Camerina, per la procura di Ragusa c'è solo un'indiziata di delitto, la madre di Loris, Veronica Panarello, attualmente nel carcere di Agrigento con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Ma una svolta nel giallo che ha colpito la comunità un mese fa potrebbe arrivare domani con la decisione del Tribunale del Riesame, al quale ha fatto ricorso il legale della donna, Francesco Villardita, contro la decisione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti della sua assistita. La decisione potrebbe arrivare domani stesso o al più tardi il 3 gennaio e potrebbe mettere in discussione, nel caso in cui si decida per la libertà della donna, il lavoro svolto finora dagli inquirenti.
E adesso cambiamo argomento, fine anno, tempo di bilanci. Oggi c'è stata una conferenza stampa del sindaco di Modica, Ignazio Abate, con la quale è stato fatto il bilancio dell'attività svolta. Il servizio è di Salvo Falcone. La tassazione di Modica è la tassazione più bassa della provincia di Ragusa, a tutti i livelli, dall'IMU, dalla TASI, a quella dei rifiuti, a quella dell'acqua. Quindi questo lo voglio precisare. E chiuderemo quest'anno rispettando il patto di stabilità e con più di quasi 5 milioni di euro di avanzo di amministrazione. Questo per togliere i debiti degli anni scorsi. Abbiamo tolto più di 3 milioni di debiti fuori bilancio, abbiamo pagato tutti i fornitori in regola, abbiamo pagato gli stipendi in regola, abbiamo messo in campo quello che si doveva mettere in campo per una buona amministrazione. Così il sindaco di Modica, Ignazio Abate, alla conferenza stampa di fine anno, con la quale ha tracciato il bilancio dell'attività svolta. Impulso ai lavori pubblici, stabilità dei conti, incoraggiamento dell'impresa giovanile con il supporto alle start-up, sono soltanto alcuni dei punti qualificanti dell'attività svolta a Palazzo San Domenico. E il messaggio che voglio dare è di grande fiducia anche ai giovani, cercate di mettervi per conto vostro, noi siamo vicini a voi, faremo sgravi, metteremo a disposizione tutto quello che si deve mettere a disposizione, faremo dei finanziamenti perché ogni singolo ragazzo può aprire una propria attività, può avere qualcosa che sia legato al turismo, perché il turismo crescerà tanto a Modica, con la presenza così importante all'Expo Modica avrà tante opportunità, dopo questi 6 mesi di Expo per Modica cambierà tanto e dobbiamo essere pronti a poter avere questo slancio e i modicani devono essere in prima fila. Tanti gli obiettivi raggiunti secondo Abate, non ultimo il nuovo piano rifiuti, stilato a Palazzo San Domenico e preso a modello dalla regione siciliana. Poi tanti progetti futuri che possono contribuire alla cantieristica, all'abbellimento del polo commerciale, al supporto del settore turistico e dunque alla partecipazione all'Expo 2015, cui il sindaco Abate annette una grande importanza. Voglio dare un messaggio che sia rivolto a tutti i cittadini, di avere fiducia realmente che l'economia può ripartire. Che la società americana è una società forte, importante, che ha radici importanti e quindi sicuramente può emergere, lo sta facendo già in quest'ultimo anno, c'è stata veramente un'inversione di tendenza, Modica ha ripreso un ruolo importante nel comprensorio, nell'intera Sicilia, ormai si parla in giro, si parla di Modica, non si parla neanche di Sicilia, non c'è bisogno che dici da dove viene, dalla Sicilia, da Modica, dici Modica, Modica già è vista come una città importante, pulita, in ordine, con i servizi che funzionano, che dà opportunità a tutte. E conferenza stampa di fine anno questa mattina anche a Palazzo Iacono da parte del primo cittadino di Vittoria, Giuseppe Nicosia. Un anno difficile, ha commentato il primo cittadino, per vari aspetti, dalle difficoltà economiche in cui gli enti locali si ritrovano all'ultimo grave fatto di cronaca che ha allarmato la città. Sentiamo. Un anno terribile, difficile per vari motivi. Avremmo voluto fare molto di più, anche se di risultati raggiunti ce ne sono. Ha aperto con queste parole la conferenza stampa di fine anno il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia. Il primo punto su cui si è soffermato è stato quello relativo alla sicurezza pubblica, specialmente dopo l'ultimo fatto di cronaca avvenuto in pieno centro. Nicosia ha ribadito la necessità di maggiori unità di controllo nel territorio e che ha già chiesto un intervento della Commissione Nazionale antimafia, ma di risultati importanti raggiunti in questo anno, come detto, ce ne sono, ha aggiunto Nicosia, e in diversi settori. In quello agricolo, ad esempio, la direzione mercati ha emanato dopo 40 anni dei bandi per verificare se si ha titolo o meno di restare nel mercato. Molti i progetti portati avanti e fra soli 15 giorni ci sarà la presentazione del regolamento di mercato. Nel settore dei lavori pubblici, mentre sono poche le somme destinate ai lavori di manutenzione, sono invece stati utilizzati al meglio quelle arrivate per la realizzazione della rotatoria di Via Generale Cascino, per il restauro della chiesa di Sant'Antonio Abate, ed inoltre sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza del lungomare, consegnata la caserma dei Vigili del Fuoco, riacquistata la piscina Terranova. Il sindaco ha inoltre sottolineato l'impegno dell'amministrazione nelle battaglie contro il MUOS o le trivellazioni petrolifere e nel campo sociale l'assegnazione di 20 alloggi di case popolari, mentre altre 20 sono in procinto di essere consegnate.
oltre nella cultura, che ha visto la città di Vittoria animarsi di molte iniziative, diventando un punto di riferimento in provincia. Anche nelle politiche del lavoro, l'impegno della giunta comunale è stato alto. Il sindaco ha ricordato delle assunzioni di diverse persone, sottolineando come il prossimo obiettivo sarà quello di aumentare il monte ore di 116 unità lavorative e dopo la prima settimana di gennaio si procederà con l'assunzione del padre del piccolo Loris Stival, così come annunciato nei giorni scorsi. E restiamo a Vittoria, Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, infatti ieri in prefettura per parlare della situazione della città iparina. Al termine della riunione il prefetto Vardea ha disposto il potenziamento dei servizi preventivi di vigilanza e di controllo con azioni coordinate anche con il coinvolgimento della polizia locale. I recenti fatti criminosi che hanno interessato la città di Vittoria, in particolare l'inquietante omicidio di un esponente della criminalità calabrese avvenuto in pieno centro urbano, sono state al centro ieri in prefettura a Ragusa della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata su richiesta del sindaco e dei capigruppo consiliari del comune iparino. All'incontro, presieduto dal prefetto Annunziato Vardè, erano presenti anche i responsabili delle forze di polizia territoriali. Riguardo l'omicidio, si è convenuto sulla necessità di attendere gli sviluppi delle indagini ancora in corso, senza alimentare eccessivi allarmismi. Riguardo invece ai fenomeni delinquenziali, si è preso atto di un miglioramento dei dati statistici che evidenziano una riduzione dei reati denunciati, in particolare quelli legati al patrimonio, dato che il prefetto ha attribuito alla costante attività di controllo del territorio, che sarà riconfermata. Sono stati confermati i dispositivi prefigurati dal patto per la sicurezza della città di Vittoria, sottoscritto dalla prefettura e dall'amministrazione locale, che prevede la presenza di forze di polizia territoriali e della polizia municipale nei posti maggiormente sensibili e adeguati controlli anche di natura amministrativa sulle attività economiche a partire dal mercato di Contrada Fanello. Per consentire una maggiore vivibilità saranno rilanciati inoltre interventi per prevenire marginalità tra i giovani e tra gli stranieri. Al termine della riunione il prefetto ha disposto il potenziamento dei servizi preventivi di vigilanza e di controllo con azioni coordinate anche con il coinvolgimento della polizia locale. E sempre in tema di sicurezza parliamo adesso dei controlli della sezione volanti della Questura di Ragusa in questi giorni di festa. 78 le persone identificate, 27 i veicoli controllati, 52 soggetti sottoposti a misure restrittive controllati, un verbale di contestazione al codice della strada. Durante i controlli è stato anche individuato un 27enne albanese in possesso di droga. Nello specifico, tra perquisizioni personale e domiciliare sono stati trovati 6 grammi di marijuana e 2 grammi e mezzo di polvere bianca. Il ragazzo è stato segnalato quale assuntore alla prefettura. Accertamenti clinici sono in corso per stabilire il principio attivo delle sostanze sequestrate. Il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, a seguito di previsioni meteo avverse con temperature basse e forti venti fino a domenica, ha attivato il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici. Nel giorno di Capodanno si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti e a tenere a bordo delle auto le catene. I commercianti a controllare l'ancoraggio di strutture all'esterno delle proprie attività, i gestori di impianti pubblicitari a verificare le tenute delle proprie installazioni e le imprese di costruzione a controllare ponteggi, gru e ogni altra struttura presente nei cantieri edili. In queste ore, inoltre, sulla statale 514 e sulla statale 115 sono operativi gli spargi sale per la presenza di ghiaccio sull'asfalto. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, a tra poco. E torniamo in studio con una notizia relativa ad un inquietante caso di cronaca avvenuto la notte di Santo Stefano, ma reso noto solo in queste ore. Arriva da Scicli, una turista di 31 anni sarebbe stata
violentata mentre si trovava nella città in vacanza. Il caso è stato denunciato ai carabinieri di Massa Carrara, dove la ragazza risiede. Subito attivate le indagini anche a Ragusa. Sarebbe stata proprio la donna arrivata nell'ospedale di Massa ieri pomeriggio a dire di essere stata oggetto di violenza sessuale mentre si trovava in un bed and breakfast di Scicli. Ai carabinieri ha raccontato che era in Sicilia per le vacanze di Natale, di avere trascorso la serata del 26 dicembre in una discoteca della provincia di Ragusa, poco distante dalla città di Scicli, dove era alloggiata. Indagini adesso sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E andiamo a Vittoria. Alla fine di tante polemiche e discussioni relative alla vertenza dei lavoratori della fiera Emaia, oggi pomeriggio il presidente dell'ente Giovanni Denaro ha annunciato in un comunicato stampa di rimettere il suo mandato nelle mani del sindaco. Sentiamo. L'Emaia è stata e sarà il fiore all'occhiello di Vittoria. Ancora oggi il numero di espositori e di visitatori registrati nel corso delle rassegne conferma la bontà dell'azione svolta. Così Giovanni Denaro, presidente della Fiera Emaia, a proposito delle recenti critiche sulla gestione dell'ente fieristico. Il presidente racconta che due anni or sono, quando ha assunto la presidenza dell'Emaia, ha trovato un'azienda già appesantita in crisi, che più volte ha lanciato appelli sia alla Regione Siciliana che alla Camera di Commercio, che sono rimasti totalmente inascoltati. L'Emaia è stata trattata alla stregua di una festa rionale. Denaro poi guarda al futuro perché l'ente conta su donne e uomini che ogni giorno lavorano con dignità. I dipendenti sono la vera anima della fiera. In quanto lavoratori sono sempre stati tutelati e posti in testa rispetto alle priorità, dichiara Denaro, affermando anche che non risulta vero quanto affermano alcuni consiglieri comunali vittoriesi, veri e propri personaggi in cerca d'autore. Secondo costoro, i dipendenti dovrebbero ricevere 3 mensilità, ma in effetti devono percepire solo uno, quello di dicembre. Il presidente informa che l'ente fieristico ha in cantiere un piano di rilancio pianificato per il 2015. Poi Denaro rende noto che è venuto meno il rapporto di fiducia con il direttore dell'ente Sbezzo. Denaro non è soddisfatto della sua gestione complessiva della fiera, soprattutto in relazione all'ultima delicata fase. Il direttore ha assunto una serie di decisioni non in sintonia con la presidenza, creando non pochi imbarazzi. Per questo Denaro ha deciso di rimettere il mandato nelle mani del sindaco, la decisione maturata per consentire al primo cittadino di compiere serenamente le proprie valutazioni di carattere amministrativo e soprattutto per dimostrare di non essere attaccato a nessuna poltrona. E cambiamo decisamente argomento perché domani ricorre il 4° centenario della nascita di madre Mechtilde de Barra, fondatrice delle monache benedettine dell'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento. Madre Mechtilde ha fondato 7 monasteri sparsi in tutto il mondo, uno di questi opera a Modica. Domani 31 dicembre ricorre il 4° centenario della nascita di Madre Mechtilde de Barra, fondatrice delle monache benedettine dell'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento. Caterina, ancora bambina, avendo sognato 7 ostensori pieni di raggi che partivano dall'ostia, si innamorò ben presto dell'Eucarestia. La morte della mamma, la matura nella fede e nella ferma decisione di essere religiosa, nonostante l'iniziale rifiuto del padre. A 16 anni entra nel convento delle Annunciate Rosse dell'Ordine della Vergine Maria. Durante la guerra dei 30 anni la comunità delle Annunciate venne minacciata e costretta a lasciare il convento, che fu dato alle fiamme. Caterina viene accolta dalle benedettine di Rambertville e vi inizia il noviziato con il nome di Suor Mechtilde. A Parigi incontra la contessa di Chateauvieux, che condivide il suo progetto di fondare un istituto dedito all'adorazione. Fondò così un monastero in cui il Santissimo Sacramento fosse adorato giorno e notte in riparazione dei sacrilegi commessi durante la guerra. Il 6 aprile 1698 Madre Mechtilde morì dopo aver realizzato il sogno dei 7 ostensori con la fondazione di 7 monasteri sparsi in Francia e in Polonia, oggi presenti anche in Germania, in Olanda, in Uganda e in Italia. Uno di questi da oltre 100 anni vive a Modica. Nel fondare questa congregazione ha cercato una regola che potesse organizzare la vita di queste monache, e dice lei stessa: io quando ho trovato la regola di San Benedetto ho visto che questa era la migliore, la più adatta per questa forma. San Benedetto era vissuto 1000 anni prima,
forse anche di più, Metilde de Bar ha visto che nella regola di Benedetto c'è però quello che è l'essenza di questo culto eucaristico. L'idea di Madre Metilde è che come Cristo ha annientato se stesso, così dice San Paolo, ex inanivit semet ipsum, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, così il monaco realizza questo piano di Dio nella sua vita facendo i voti di castità, povertà, obbedienza, la conversione dei costumi, e Madre Metilde quindi ha rifondato per il suo tempo una vita monastica benedettina, ma dove tutto è convogliato nell'ostia consacrata. Il direttore del Premio Ragusani nel Mondo, Sebastiano D'Angelo, ha augurato buon anno agli iblei di tutto il mondo e ha tracciato il bilancio della sua fortunata manifestazione che quest'anno ha compiuto 20 anni. L'augurio adesso è quello di avere tutti insieme la forza di ridare nuovo slancio alla vita della comunità iblea. Vediamo. Un premio che porta bene è lo slogan di quest'anno del Premio Ragusani nel Mondo e vuole anche essere un segno di buon auspicio. Un premio che porta bene, ha così voluto definirlo il suo patron Sebastiano D'Angelo, che quest'anno con la soddisfazione di un padre che vede crescere la sua creatura festeggia i 20 anni e ne celebra il successo. È tempo anche di fare bilanci e augurare da uno degli angoli del barocco più riconoscibili nel mondo intero un luogo carico di suggestione, una maggiore dose di ottimismo per l'immediato futuro. Così Sebastiano D'Angelo. Io dico sempre luci ed ombre, forse le luci chiaramente hanno la meglio perché abbiamo celebrato 20 anni di storia che appartiene alla migliore storia culturale della provincia di Ragusa, chiamiamola ormai area iblea, un anno che ha confermato anche la doppia mission dell'associazione di promuovere il territorio attraverso il racconto di storie belle in capo ai suoi conterranei che sono andati in giro per il mondo e anche di promuovere il territorio attraverso la valorizzazione di artisti locali. E io colgo l'occasione a nome dell'associazione di indirizzare a tutti quanti vogliono bene questa associazione, ma quanti così hanno avuto modo di avere qualche contatto con la nostra realtà, un anno pieno di serenità e soprattutto di tanta salute. Tu hai avuto modo anche di far conoscere come un talent scout tanti ragazzi giovanissimi nel mondo dello spettacolo, della moda, della bellezza sul palco dei Ragusani nel Mondo. Ecco, l'anno prossimo qual è il tuo obiettivo? La partecipazione al premio Ragusani nel Mondo porta bene tantissimi casi, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi, di ragazzi che sono saliti sul palco, di professionisti, di imprenditori e che poi hanno avuto dal premio un viatico positivo per lo sviluppo delle rispettive carriere. Così vogliamo fare anche per i giovani talenti, con l'auspicio che però si rendano più liberi e meno legati purtroppo alle regole del mercato che crea solo business e che molte volte toglie la possibilità a questi ragazzi di potersi promuovere in senso buono anche nel nostro territorio. E con questo augurio si ferma anche il nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti, vi ringrazio dell'attenzione prestata, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.